Buongiorno, buonasera, qui Shadow Yoshi, scusate, siamo su una nuova analisi per un nuovo banner che... Beh, diciamo due banner, tecnicamente, poi ne parliamo. Che non sono ancora usciti, sì. Quindi è una sorta di analisi anticipata, dato che i dati per i quattro eroi interessati... Perché tanti banner arriveranno lunedì. Beh, uno è già arrivato, Rajat è già qui, poi adesso ne parliamo. Comunque... Questa è l'analisi di questi quattro eroi nuovi. Io sono Shao Yoshi, con me c'è Enflux. Saluta. Grazie. Salve ragazzi, sono Enflux, come sempre sono qua con Shao Yoshi ad analizzare il nuovo banner di Fates. Già. E io volevo traccia in realtà. E Rajat, esatto, volevano tutti traccia. E Rajat. Rajat è uscita oggi su un banner dedicato a una sfida ai voti che avverrà tra 4 giorni, il 6 di dicembre. Dato che è fuori dal banner, che questa... il cui tema è tra la... Come? Il cui tema non ancora non ho capito, però comunque... Boh. Gli 8 partecipanti sono Faye, Priscilla, Katarina, Rajat, dalla parte di sinistra, Sigurd, Dorcas! Katria, e chi altro mancava? Non Sigurd, mi ricordo. Sigurd, Katria, Dorcas, la... Lottavano. Uno rosso era, mi sembra. Rosso. Non mi ricordo chi, però. Beh, dai. Facciamo la roba subito. Rilevante adesso. Abbiamo Rajat. Primo eroe. Allora, state, innanzitutto. 36 HP, 35 d'attacco, 34 di velocità, 21 di difesa, 24 di resistenza. Come spread è simile a Elise Estiva. Per intenderci. Simile in realtà anche a Tarja. Intanto ha la stessa velocità di Tarja. Un po' più di attacco. Ed è essenzialmente una Tarja verde con più attacco. Quindi, avendo un colore migliore, secondo me è meglio di Tarja. Però. Diciamo che non è esattamente il massimo. In virtù del fatto che esiste Nino. Difensivo, anche Tarja è più o meno così, quindi. E poi con sì, è vero. Quindi su quel fronte non ci sono troppe differenze. Ha un colore migliore, perché il blu e verde sono molto più prevalenti del rosso per quel che riguarda i maghi. Quindi sicuramente è Ok, anche dal banner qui ci sta Rajat della sfida, si può prendere anche Tarja, guarda caso. Tarja, Fei per quelli che sono interessati a un arco. Per quelli che sono interessati a un arco spazzafuoco, c'è anche Fei. E Priscilla era? Priscilla. Ne una sì, più. Priscilla già più uno io ce l'ho a cavallo. Io ce l'ho più uno, figurati. Quindi sono a posto su quel fronte. Comunque, vediamo come sempre le stat. Perché c'è Asha? Che cazzo? C'è l'icona dell'Asha qui, perché? È bello vedere che adesso su Game Press mettono anche le opzioni per il raffinamento. È qualcosa che dovremmo considerare d'ora in avanti per quelle che possono effettivamente ottenere opzioni. Internamente anche questa. Comunque, abbiamo Viride Lupo Kin, non so come si traduce in italiano. Tu sai, Enflux? Lesto se non mi sbaglio. Lesto. Ok, Viride Lupo Lesto. Aiuto. Ok. Viride Lupo Lesto Plus. Ti piace quanto è il Viride Lupo potenziato? Sì, essenzialmente Viride Lupo potenziato, 2 di potenza in più. Quindi su quel fronte non è troppo diverso. Almeno è un upgrade di cui sicuramente avevano bisogno gente come Ursula, Robin, eccetera, no? Poi, tra le opzioni avanzate, cioè il raffinamento, abbiamo la possibilità per tale Tomo di annullare i buff delle unità cavalleria che vengono affrontate. Quindi si tratta di essenzialmente dello stesso effetto che ha la passiva di Ike, mi sembra, di Ike Impavido, che mi sembra che annulla i bonus della cavalleria. Ike, sbaglio. E la B. Per la B. Sì, la B. La B di Urbanike sicuramente. Esatto. Però tanto comunque l'effetto delle
Questo effetto qua della razza che si raffinano, questo effetto esclusivo, ce l'hanno anche le altre armi spacca movimento, come dico io, quindi anche la sfonda cotta, sì. E quelle altre, la martello falciante, e così. Esatto, quindi la effetto simile per frangicotta, martello, picca, zambato, hanno tutti questi effetti asta che... greve. E asta greve, esatto. Hanno tutti questi effetti che counterano specificamente i bonus delle unità contro cui sono efficaci. Quindi sicuramente avranno bisogno di questo buff, perché altrimenti sono molto molto deboli. Poi sprona difesa e resistenza. Abbiamo sprona difesa e resistenza, che ce l'ha anche qualcun altro, non è Roderick che ce l'ha questo sprona? Se non mi sbaglio, sì. Quindi un'altra fonte di sprona... Controllo subito. Dovrebbe essere Roderick, comunque. Un'altra fonte di questo sprona... Roderick. Molto rilevante per quel che riguarda anche i punti in arena, quindi... Su quel fronte, Raggiati sicuramente è un eccellente candidato per fodder. Poi abbiamo... Difesa distante. Finalmente qualcuno... non è più locato a Selica. Quindi... ancora una volta. Se avete bisogno di... Fodder... Onestamente Rajat è a buona estata, ma fodder. Non direi che la migliore. Non ci sono altri modi per usarla. E colpo selvaggio. Speriamo solo... Sinceramente speriamo che la Terana 4 stelle. Giusto. Si è già stabilito. Ancora non ho capito come fanno. Ma si è già stabilito che colpo selvaggio è ereditabile da Rajat a livello 4. Quindi sappiamo già quindi che Rajat sarà abbassata a rango 4. Per farvi capire quanto sarà facile adesso prendere difesa distante. Basta far evolvere una Rajat, tac. Non dovete neanche cercare Selica adesso. Quindi sì, stat buone. Purtroppo Nino è meglio. Ed è molto più facile, ovviamente. Più facilmente reperibile con IV migliori, quindi... Quindi, vero. Insomma... Quando ha il fatto che Nino si può beccare anche a 3 stelle. Si può beccare a 3 stelle. Ha già il suo bel tomo lama. Non dovete fare nessun sforzo considerevole per portarla su. Quindi Rajat, se la volete, usatela per fodder. Non ci sono altri modi efficaci per usarla. Ora, prossima unità. Abbiamo Shiro. Shiro, mi dispiace dirlo, è la peggiore delle unità, secondo me, in questo banner. In virtù del fatto che le unità spada in tale banner, che comprende Shiro, Sigbert e Soleil, le unità spada sono nettamente meglio di Shiro. Molto meglio di lui, mi dispiace. Allora, a me, approvo. Perché dire che ci sono troppe lance di cui hanno il ruolo difensivo un po' come Shiro. Parlo di Ephraim e di Lucas. Lucas, sì. E poi blu non è esattamente il colore migliore per tankare. Voglio aggiungere, perché ci sono troppe unità verdi potenti in giro. Soprattutto maghi. Sapete, Inigo, Nino, l'abbiamo già detto. E altre ancora. Minerva, c'è in giro Minerva, che sono abbastanza sicuro che fa... Minerva e Michaelis, ricordatevi che Auto-Eclair ce l'ha pure Michaelis. Quindi l'effetto della Vodao, quando le raffinate l'arma, ce l'ha comunque anche Michaelis. C'è anche questo da considerare, quindi... intanto l'estate 41 HP, 35 attacco, 30 di velocità, 35 di difesa, che in realtà è un po' di più, poi vediamo, e 22 di resistenza. Lo purtroppo spread, come abbiamo appena detto, è un buono spread, sia chiaro. Non è male come spread, è praticamente Lucas con meno difesa e più velocità. Solo che Lucas è tanto forte tra le unità tank blu proprio perché ha molta più difesa. La difesa fa qualcosa, almeno. Ci girano attorno a 35 di difesa. Nonostante la passiva che aumenta le difese. Perché questa unità ha anche posa decisa. La stessa passiva del Cavaliere Nero, per intenderci. Esattamente. Nonostante quella, intanto sono abbastanza sicuro che una Cordelia sposa allenata che lo quadra e lo uccide. È una cosa che sono già andato a menzionare in un server di Discord. Vabbè, questa è un'altra storia. Comunque, vediamo arma e statistiche. E passive. Naginata, luminosa, non so come la... Splendente. Splendente, qualcosa del genere.
Attacco e difesa più 4 quando... No, quando si A riceve... rotire rapida 2, rotire rapida 2 in pratica. Ah no, no, scherzavo. L'abilità A di Atena, Atena. è colpo ferreo. No, la questione è che qui Ferreo. c'è scritto se il nemico inizia il combattimento. Che è Ah, sbagliato, credo. perché Che è sbagliato, credo, perché mi sembra di aver letto invece che è colpo ferreo. Non questa cosa qui che è diversa. Non è troppo chiaro. Perché io mi ricordo... sono quasi sicuro. Adesso scusatemi un secondo, eh. Faccio una brevissima pausa per controllare. Arriviamo tra poco. Naginata è chiaro. Ok, chiedo scusa. Abbiamo controllato sia su Heroes che su Gamepedia, che è il sito che uso io. Naginata chiaro intanto è il nome. Poi, non è colpo ferreo, qui è giusto, ero io che mi ricordavo male. È colpo ferreo ma all'inverso, quindi quando viene attaccato Shiro, non quando Shiro attacca. Non che cambi troppo. Allora, Pratica, tenta di fare un po' di probabilmente per workouts. questo mi devo anche rimangiare il fatto che Cordelia riesca a ucciderlo. Perché prende quando qualcun altro attacca, non quando attacca lui. Quindi, ok, tanca Cordelia, va bene. Qualcosina può fare. Ah, tanca Cordelia, anche Lucas tanca Cordelia ed è più facile da reperire. E È vero. lo fa in maniera più efficace, oltretutto. Secondo me. Efficiente per via della sua A di Lucas. Esatto. Poi ha inversione. Ok. È ottima per quei personaggi che devono tankare. Quindi inversione diciamo che è standard per unità come queste. Posa decisa, come già menzionato. Tattica difesa. Questo è interessante. All'inizio del turno garantisce difesa più 6 ad aliati da a due Entro due spazi, spazi. È entro due spazi per un turno. Questo funziona. solamente per tutte le unità che non siano cavalli. Esatto. Un'altra cosa, bisogna tenere conto del fatto che questo buff funziona solo fino alla fine della fase. Non dura anche in teoria nella fase nemica. Perché Vai in enemy face. No, aspetta, non ho capito. È solo un buff da è un buff da player. attack face. Eh sì, esatto, è un buff da player phase, nella fase nemica non funziona. Che ci sta, perché una roba del genere se funzionasse anche in fase nemica sarebbe da nerfare in maniera incredibile, no? Vero. Quindi, ancora una volta, fodder. Se non avete steady breath, onestamente, posa decisa è eccellente da dare a Lucas, È vero. ironicamente. Quindi, se lo beccate, fodder. O a Lucas, o a Beruka, o a chiunque sia il vostro tank di scelta. C'era una build broken di Beruka che si era fatto in solo la grande robattola infernale di Michaelis. Non so se hai visto il video. Sì, è quello di Omni-H. No, era proprio un video meme. Un video meme che Ma c'era tipo di 50. io ho visto una Beruka con 58 di difesa. Esatto, quella! Quella lì, ah. Esattamente. Sì, esiste quel video, cercatevelo. È una figata. Tanca tutto, non prende quasi danni. È una figata. 58 di Né tanto meno difesa, per. guardia, non si fa niente. E ammazza tutto con Ignis. È bellissimo. Quindi, come. Ancora una volta, fodder per posa decisa. Tattica difensiva è ok, ma non è il massimo. C'è una versione migliore di questa cosa, adesso la vediamo. Ci sta nettamente meglio una C migliore, come vedremo adesso. Già. Sigbert, secondo me è l'unità migliore del banner. Intanto è a cavallo, è il figlio di Xander, per quelli che non sapessero. E Shiro è il figlio di Ryoma, Rajat è il figlio di Hayato e Soleil è la figlia di Laszlo. Laszlo, sì. Inigo, ma avete capito. Comunque, stat. 41 HP, 34 di attacco, 35 di velocità, 31 di difesa, 15 di resistenza. Picchia più duro di Roy impavido, il che è dire molto. Questo perché per via dell'effetto della sua arma e per il fatto che ha colpo mortale. Adesso vediamo. Il suo spread è eccellente. Buca facilmente. È pari un po' proprio al suo proprio Xander. Sì, solo che a velocità. Esatto. È un Xander più veloce, effettivamente. Già. Onestamente picchia più duro di Xander ed è molto più veloce. Esatto. E ha comunque una difesa decente. Quindi, grande spada oscura o qualcosa del genere.
quella là. A rondine rapida incorporata. Ecco, appunto, mi ricordavo. Ero confuso, infatti. Mi sa che ero confuso con Shiro. Rondine rapida incorporato. Ed è già una più... una, praticamente una spada da 20 di attacco quando attaccate. Non è finita, ripeto, a colpo mortale, quindi è 26. No? Zanna di drago. Perché non picchia abbastanza forte. Esatto. Colpo mortale e la versione di tattica che ho menzionato un attimo fa. Tattica attacco. Eccellente per unità che non siano Sigbert, però devo dire. Perché per quelle... per unità cavallo esistono i buff a cavallo, per ovvie ragioni, no? Mm-hmm. Che sono migliori. E che durano di più. Quindi, se non vi serve Sigbert, la vedo dura. Ma se magari avete un Sigbert con Bruti, V o cose del genere, sicuramente date tattica attacco a... al vostro miglior buffer del vostro emblem che potete usare. Spesso e volentieri, ti dirò, sarà probabilmente Lucina Impavida, secondo me. Sì. Secondo me sì. Per, proprio per per team che... posso trascinare la speed. Per team che fanno proprio una fase giocatore blitz, che ammazzano tutto quello che hanno davanti, no? Per esempio, io ho adesso un team per l'arena, ho Aira, Dorcas, Lucina Impavida, Deltia. Ho bucato tutto, non dico altro. Ho bucato io adesso tutto. Attualmente ho aggiornato il mio team d'arena, che adesso adesso c'ho Ephraim con il supporto, questa volta l'ho rimesso, Avelia, il Cavaliere Nero e poi Lute come bonus. E anche posso dire che è anche utile magari su danzatori. Idealmente, ecco, sì. Olivia. Sì. Olivia. Davvero. È perfetto. Olivia. Olivia Azzura. Olivia Azzura. Chiunque vi debba buffare la statistica d'attacco senza andare a sovrapporre altri effetti, tipo Ephraim che ha bisogno di buffare un'altra stat. E non solo attacco, no, per avere ragioni. Oppure Deltia che già buffa 6 di attacco, a prescindere. Ma non penso si staccano, perché... No, non staccano, infatti è un buff, per questo dico. Datelo a gente che buffa, ma non è una necessità che buffino. Quindi, ripeto, Olivia, Azzura, i danzatori in pratica. Che non hanno un uso migliore per lo slot C. Ricordate ovviamente che la slot C dipende sempre da voi, è una scelta personale per qualsiasi emblem che usate, esatto. Oppure dipende dal ruolo. Già, in mancanza di interesse per questa passiva, tenete conto del fatto che vale di più di un semplice incit attacco per punti in arena, quindi considerate anche questo. Quarta unità, per me è la migliore, la migliore personale, sono un fan sfegatato di sta unità, non so perché. Soleil. Introduce innanzitutto un'arma che abbiamo aspettato in tanti. Adesso ne parliamo. Comunque, stat: 37 di velocità, 38 di attacco, 35 di velocità. Ho detto velocità invece di HP. Cosa? 37 di HP, 38 attacco, 35 di velocità. Ero mezzo concentrato sulla musica, chiedo scusa. 28 di difesa, 24 di resistenza. Un'altra cosa, tenete conto del fatto che tutte queste unità hanno BST più alto del normale. Quindi, ancora una volta, per l'arena. Se anche non siete interessati a utilizzarle a lungo termine, cercate almeno di prenderne meno una. Che non sia la giatta, ripeto. Esatto. Perché hanno fatto la ninfamata di come hanno quella volta con Aira. Già. Ok, allora. Dipende da questo, non... Sono stat simili a quelle di Ana. E Ana è conosciuta per avere uno spread offensivo eccellente, no? Mm-hmm. Un pochino di difesa, oltretutto. L'unica differenza è che ha un punto in meno di velocità, quindi tecnicamente utilizza la sua arma peggio di come la utilizzerebbe Ana, secondo me. Perché, perché questo? Perché ha la spada spazzafuoco. È finalmente arrivata. Possiamo finalmente rendere un po' di gente buona. Infatti mi chiedo, secondo te è buona sta arma su Elincia? Perché tanto
dare una un'arma, anche un'arma esclusiva che può passare a chiunque. È meglio se si tiene la sua arma esclusiva, meglio se si tiene la miti. Ah, per secondo me per punti, vero? Mm-hmm, anche per quello, per a parte per quello, ma un conto anche perché per questione di inherit. Tanto vale passargli una spada a cavallo inutile, tipo Luke, Seth. Seth ne avrebbe un disperato bisogno. Luke è la volta buona che farà un buono set. In effetti, adesso che ci penso su, secondo te esistono unità che non usano armi leggendarie che beneficerebbero da questa spada? Facciamo una ricerca subito, vediamo un po' tra tutte le spade eroi. Perché a me viene in mente Ana, no? Magari Athena. Athena. Gente molto veloce. Onestamente può usarla bene anche Aira. Aira mia. Infatti. Oh, soprattutto. Allora, soprattutto mia. Secondo me, soprattutto mia. Mia la usa molto bene. Perché tanto ha la passiva A già occupata dalla sua. No? Per caricare in fretta le passive. Pure le special. Athena. Perché tutti i miei ripetoni veloci. Quelli veloci rilevanti, per favore, non Longu. Ti prego. Intanto parlo del resto. Vento devastante? Insomma. È un po' meno, nonostante che è arrivato l'aggiornamento che hanno abbassato di uno il cooldown delle AoE. Sì, c'è qualche altra skill non usata. Anche se hanno abbassato il cooldown fa ancora un po' cagare, quindi poco da dire. Colpo saetta? Qui è sbagliato. Non è non è migliore resistenza, è trascina resistenza. La stessa passiva di Azura con l'ascia. Per intenderci, no? Sì, mi ricordo anch'io. Quindi, come passive non è esattamente costruita bene. Non è buona neanche per fodder. Tuttavia, le stat non mentono. Cercate di prendere Soleil. In generale cercate di pullare rosso. Ignorate gli altri colori. Pullate rosso. Vi conviene. Però focussate infatti sul rosso, se proprio volete. Perché a me sinceramente è un po' così come banner. Non attrae tutto. A me attrae Soleil, onestamente. E se mi esce Sigbert, io non mi lamento. Tutto qui. Se non siete interessati a questi eroi, io vi consiglio caldamente di continuare a pullare finché potete sul banner di Fjorm. E però infatti mi sembra che stia per scadere. Due giorni. Sì. Tra due giorni scade, quindi se volete pullare fatelo adesso. Poi ricordate di non focussare sui blu, perché tanto Fjorm, da come è stato detto, ritornerà. Tornerà a evocare, essere evocata. Tornerà più avanti nel mese, in teoria verso la fine. Probabilmente per il banner di Natale. Parliamoci chiaro. Sicuramente arriveranno le skin natalizie. Quindi sicuramente arriverà Christmas Robin e Christmas Targa. Ah sì, sarà divertente. Ok, non c'è altro da dire. Quindi, ancora una volta, pullate rosso. Ignorate Shiro, ignorate la Jat. Fate prima provare a pullare Fei, che è molto più utile, secondo me. Tanto la Jat verrà calata di rango. E anche Soleil, a dire il vero. Perché trascina resistenza diventerà ereditabile a rango 4 da Soleil. Quindi anche lei verrà tirata giù. No, Soleil, per questo, non sarà la vostra priorità. Un altro motivo per cui non vi biasimo se non siete super interessati a sto banner. In ogni caso, avevo intenzione di fare questa analisi perché sono tutte buone unità nel loro campo. Nonostante il fatto che certe vengano facilmente sovrascritte da altre già nel gioco da un pezzo. Detto questo, non c'è altro da dire. Spero che vi siamo stati utili. Io sono Shadow Yoshi. Con me c'è stato Enflux. Se il video vi è piaciuto, se vi è stato utile e se volete vedere di più, lasciate un commento, mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale. Detto questo, per me è concluso. Per ora abbiamo finito e ci vediamo, come sempre, in un prossimo video. Bella! Bella!